Vuoi dire andare ad assorbirci la classe? Qua c'è l'altra guardia. Sì, no, no. Tanto che cazzo faccio? Aspettiamo che escano nuovi mazzi comunque prima che... Nel mentre magari avere posizione di difesa. Ottimo. Pronti e duellare. Avanti. Andiamo a vedere le posizioni di difesa. Come si chiama? Selezioniamo un mostro. Sì, ma tutti quanti 1000 di difesa qua. Lo posizioniamo. Ok. Tanto penso che tutti quanti sappiamo cosa succede se metto un mostro in posizione di difesa. Non credo che vada spiegato. Il gioco è di una stupidità tale. Cosa cambia? Cambia che non prendo danno. Ancora questo Gunimo. Ganigumo. Avanti. Adesso attacchiamo. Siamo scoperti dunque. Si guarda l'attacco su e la difesa nostra. E dunque lui perderà 400 punti perché io ho difesa 1000. Ah, vinco io. Non neanche cagando la lanciata. E Chamri subisce danni. Vaffanculo. Bene, qua Bastion. Mettiamo che ci sia un mostro con un attacco di 1500 e non ci siano mostri nella zona attaccati in questa situazione, si vede con un attacco diretto. Può evitare che avvenga una cosa simile. Fa tutto lei, credo, no? Vedendo come è partita in quinta. Mi dovrebbe fare provare a evocare un mostro, ma dovrebbe avere un attacco di più di 1500. Così da distruggere il suo. L'altra alternativa. Non c'è. L'alternativa è mettere un mostro in... Se non è un mostro con un attacco più alto ed evocazione un mostro più basso, succede il contrario. Quindi in questo momento ci sta insegnando tutte queste robe qua che in realtà è semplice anche arrivarci, cioè ci arriverebbe veramente chiunque. Oh, perfetto, ha fatto la lezione lei. Quindi, per esempio, si pesca e mettiamo la melma che ha sicuramente tanti punti di difesa. 2000 c'ha. Bene, bene. Quindi, se lui ci attacca, 2000 meno 1500, attacchi. Quindi facciamo un'evocazione per scoperta, così giusto a titolo dimostrativo. E ovviamente non si può fare un'evocazione per scoperta lasciandolo nella sua posizione. Si va in attacco. Ora ripetiamo tutto quanto quello che abbiamo appena detto. Dai, signor. Ottimo, gli rendiamo i mazzi qua. La segnaggia è finita. Pioggia violenta. Lacrimina. Ha un PDA, PDA mini computer, ha diverse funzioni utili, premi il quadrato. Vabbè, andremo a valutarlo.
Quasi quasi le metto. Menu del deck. Modifica deck. Un po' pulito. No, il tutorial. Bene. Carta scende. E le sposto tutte. Bene, non possiamo dunque spostare le carte proibite. Non ci dovrebbero neanche essere. Buono, qua ci indica un po' come fare. Nome delle carte, le informazioni. Proibita, limitata a 3. Sono tutte limitate a 3, però. Boh, allora. Quindi la carta la mettiamo nel deck. Mettiamole tutte e tre perché sono tutte e tre abbastanza forti. Ma cazzo si andava dall'altra parte. Ok. Ah, con il triangolo, ok. Sì, tipo leviamo gli schifi, questo qua non ci serve, fa cagare come carta. Pure questo qua è un aborto. Via. La lucertola 1100, 1100 per 700, raga. No. Se ne usciamo, dovrebbe averlo modificato. Controllo. Come cazzo si cambia il nome? Menu deck. Modifica il nome del deck. Lo chiameremo al dito, baby. Al dito, baby. Buono. Al dito, baby. Ottimo mazzo. E basta, sono delle carte un po' più forti. Direi di andare ad affrontare gli altri Slifer qua. Al negozio, andiamo al negozio anche noi. Vediamo se sono arrivate nuove carte. Ecco, le carte di Jaden. E noi gliele inculiamo. A questo punto andiamo per Jaden. Andiamo per Jaden. Spacchettamento epico. Anello dell'eroe, pistola Spark. Beh, subito così. Anello dell'eroe. Boomerang ciclone. Carica Clay. Necrosciamano. Non mi ha mai fatto impazzire Necrosciamano. L'avrò usato 2 volte. E ovviamente non lo possiamo ancora usare. Cioè, ci sono così tante cose che mancano.
Blade Edge. Che lo potremmo già mettere nel mazzo, in realtà, lui. Lui lo potremmo già mettere nel mazzo. Allora. Se è stato uno spacchettamento valido, eh. Non me ne frega un cazzo il tutorial. E poi... mostro reincarnato. Recupera fusione. Bloccato. E direi di levare altre due carte. Che magari sono deboli. No, ma il Momanoide mi piace. Niente, è brutto un mazzo. Cioè, la lucertola si può levare. Voglio che sia rapido il mazzo, in realtà. E basta. È comunque bilanciato.